30 luglio, giornata internazionale dell'amicizia. L'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2011 ha istituito una giornata per celebrare l'amicizia, una relazione tra persone anche molto diverse per età, cultura ed estrazione sociale, che alcuni considerano più naturale, importante e stabile dell'amore stesso. L'amicizia è certo un bene imprescindibile per tutti gli esseri umani, che sono per natura socievoli. Eppure la vera amicizia è bene raro. Perché? Secondo Cicerone, che ha scritto sul tema il De Amicizia, perché può nascere e durare soltanto tra uomini per bene. Uomini straordinari per integrità, generosità e fermezza, ovvero persone di solito molto difficili da incontrare. Il grande retore latino nota anche che molti pretendono di avere amici pieni di virtù come loro stessi non sanno essere e chiedono agli amici quello che loro stessi non darebbero. Diventa prima tu una persona per bene, ammonisce Cicerone, poi comincia pure a cercare amici simili a te. E se da un amico avrai un vantaggio concreto, questo è un accessorio dell'amicizia, non il suo scopo. Per questo sono i saggi e i virtuosi i più capaci di un'amicizia sincera.